Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova Build Battle. Siamo sulle pixel e speriamo di vincere questa volta, perché in genere non vinciamo mai. Un lunchbox, in sostanza è tipo quelle cose che si preparano per i piccoli amici. E io ho un'idea per fare un lunchbox. In realtà devo fare la parte iniziale. Facciamo la parte iniziale che la farò di nero. Tipo, perché nero? Perché il nero è figo e ci sta alla fin fine, quindi GG. Non voglio farlo tipo col tavolino, perché... Ah, però potrei fare anche il tavolino. Facciamo il tavolino con sopra il lunchbox, ragazzi, visto che ci siamo, perché tanto alla fine l'idea ci sta, quindi la facciamo adesso. Facciamo così, ok. Per fare il tavolino probabilmente prenderemo questa roba e probabilmente prenderemo questa, che ci sta, quindi facciamo tipo così. Ok, non lo dobbiamo fare forza quadrato o cose del genere, però almeno un po' interessante bisogna farlo. Quindi facciamo così, così, e dobbiamo usufruire della nostra grandissima e bellissima voglia di fare un super e fighissimo disegno per, insomma, essere troppo bravi. Speriamo di fare il nostro meglio, ragazzi, anzi dobbiamo fare il nostro meglio per riuscire a vincere. Solo che non so attualmente come poter fare l'interno della lunchbox, cioè o l'esterno, cioè so come farlo più o meno. E un bento normale, sì, un bento, ecco, in giapponese sarebbe un bento il lunchbox. Vediamo un po' di fare così. Allora vediamo un po' il bento, tipo piccolissimo, che prende tipo un tavolo intero, perché alla fine ci sta un bento, un super bento gigante. E con, allora, sotto facciamo per esempio con la wool bianca, tipo, e dividiamo, che ne so, le zone in qualche modo. Tipo, che ne so, ci mettiamo delle cose dentro in qualche modo. Anche perché poi c'è in realtà la frutta, possiamo piazzare qua. Allora, sono 6 blocchi, non mi piace questa cosa, quindi dobbiamo in qualche modo spostare questo e farlo di uno più grande, così posso fare la parte centrale tipo fatta bene, perché sennò non esce il mio disegno fatto bene. Quindi disegno fatto bene, parte centrale fatta bene, ovviamente a posto in questo modo. Poi al centro facciamo così, giusto per dire guarda, questi sono due cosi separati. Cerchiamo di farlo un po' più altino, bisogna tipo tipo fare una cosa abbastanza carina che rende l'idea di un lunchbox. Non sarà granché, parliamone, cioè io faccio del mio meglio e in qualche modo dovrebbe uscire qualcosa di decente. Ok, facciamo così. Allora, un po' di riso rimane, quindi tipo così facciamo del riso. Mi servirebbero un sacco di teste, infatti prenderò le custom school e prenderò tipo il food. Ok, infatti mi serviranno, che ne so, della zuppa, delle strawberry, dei pancake, delle curry, dei muffin. E questo dovrebbe essere il mio bento, ok. Ora, il bento in teoria va aperto, quindi faremo anche tipo la cosa d'apertura del bento. E ok, questo è il nostro bento. Fin qui ci siamo. Effettivamente è un'ottima cosa. Visto che ci sono, lo faccio tipo... Ah, potrei fare... il bento ci sta. Però per rendere tutto un po' più che ne so, non tanto giapponese, perché sapete che molti non amano il giapponese, possiamo fare addirittura il cesto da picnic, tipo. Oh, il cesto da picnic che ci sta e si fa facilmente. In realtà devo fare veloce a farmi tipo sta cosa. Vediamo un po' così. Ok, in teoria è un cesto da picnic, ragazzi, va benissimo. E devo soltanto adesso costruire velocemente la parte di sotto, perché questa mi manca, quindi devo fare così. Ok, ho 20 secondi, forse ce la posso fare, forse ce la posso fare, forse no, non lo so. Vediamo un po', devo fare più veloce di Superman, più veloce di Flash, più veloce di qualsiasi supereroe che abbia la velocità massima. E ce la posso fare in realtà. No, non ce la posso fare, veloce, veloce. No, merda, ok, vabbè, in teoria l'ho fatto, ok. Allora, questo ha fatto, wow, un tipo che dà il picnic all'altro. Va bene, qualcosa di interessante, ma... Vabbè, poteva essere fatto meglio. Questo ha fatto un altro cesto a picnic, ma in realtà nessuno ha fatto come me l'interno, perché nessuno forse sa che si possono usare le cose. Questo lo vediamo un po' prima, al tipo non ho dato nulla. Però no, forse vediamo, ok, dai, ci sta, fin fine. Oh, questo ha fatto un coso, un cubo. Però ha fatto l'omino, quindi ci può stare. Un omino un po' strambo, quindi. Ma perché ha fatto un occhio e un naso? Ok, poop. Oh, questo ha fatto addirittura l'hamburger, però non l'ha finito, quindi good, cioè ok per l'impresa, ma non ce l'ha fatta, perché effettivamente non ci ha provato troppo. Questo ha fatto ovviamente un altro cesto da picnic con dentro un hamburger e una mela. Anche questo ho fatto abbastanza bene. L'idea di costruire direttamente la cosa normalmente, invece tipo di usare le teste, va bene. Questa è la mia, guardate che figata, secondo me questa è la mia vince, ragazzi, perché effettivamente le teste sono un sacco fighe e ci stanno. Guardate che belle, insomma, guardate, cioè è bellissimo, è fatto bene con le teste che rendono un'idea. Questo anche è carino, direi anche questo ok alla fin fine. Allora, questo anzi un po' meno, perché effettivamente non so che cosa sia, è un tramezzino quello. Sì, dovrebbe essere un tramezzino. Questo ha fatto come me tipo la cosa, però sinceramente ha un po' failato nell'intento, quindi poop sinceramente. E speriamo ovviamente che noi vinciamo in questa partita, per favore dobbiamo vincere. Questo ha fatto un'opera di arte moderna, poop. Poop. Non super poop, perché mi dispiace, in effetti, perché ci hanno provato almeno. Questo ha fatto no. Questo ha detto no, io non lo faccio. Ok, super poop.
Ragazzi, sono arrivato all'ottavo posto. Cioè, ha vinto questo. Ha vinto questo quando il mio era mille volte meglio. La gente non capisce la mia arte. Ragazzi, la gente non capisce la mia arte. Persone orrende. Ragazzi, ho vinto anche una mystery box, quindi andiamo a fare un bellissimo unboxing della nostra mystery box. E la gente non capisce per un cavolo ciò che io faccio. Quindi andiamo a prendere una mystery box, ragazzi. La apriamo, troveremo qualcosa di abbastanza carino, forse. 3 stelle, sinceramente, va bene. E ho trovato dentro... un housing e 2 pet item. Va bene, qualcosa abbastanza carino. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video dei nostri bellissimi e fantastici build battle. Mi dispiace se perdo, ma la gente non capisce davvero la mia arte. Ora, fatemi sapere nei commenti quale era il più bello. E non sì, perché siete di parte, perché effettivamente il mio era fatto molto meglio. Era fatto davvero molto bene, però la gente è stronza, non lo capisce. Persone orrende, fate davvero schifo. Mi fanno schifo queste persone. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Lasciate un bel like, mi raccomando.